Buonasera a tutti amici sportivi, appena finita la partita dal Palazzetto dello Sport di Castelletto Ticino tra Ornavasso e Forlì, 3-0 secco con una grande interprete come al solito, Signorile, ciao. Ciao, dai, siamo contenti, è andata bene, non potevamo riniziare il campionato dopo la Coppa Italia nel migliore dei modi, quindi siamo contenti, siamo cariche in attesa della prossima partita. Ma il 3-0 è così, questo gap tra Ornavasso e Forlì è così vero oppure loro non hanno giocato bene, a parte il secondo set? Beh, loro sono partite un po' sottotono, poi nel secondo set si sono un attimo riprese, infatti il livello si è un po' equilibrato, però comunque noi siamo state brave a metterle sempre sotto e non farle giocare, quindi merito soprattutto nostro. Visto la tua presenza ti voglio fare una domanda, quarta giornata di campionato, campionato ancora molto giovane, però alcune cose cominciano già a intravedersi, tipo ieri sera abbiamo assistito al finale Supercoppa, Piacenza 3-0 a Conegliano, anche qui è così tanto superiore Piacenza? Beh, sicuramente Piacenza è tra le squadre favorite di questo campionato, però comunque sono dell'idea che ogni partita è a sé, cioè va giocata al meglio che si può e ogni volta può esserci un vincitore diverso, bisogna sempre lottare e tenere duro, quindi è andata bene a Piacenza ieri. Ma magari la prossima volta potrà vincere Conegliano, quindi si vedrà. Comunque queste sono tra le due favorite, diciamo, a giocarsela fino in fondo. Ah, assolutamente sì, sono tra le due squadre favorite, però comunque noi, anche se non siamo partite favorite, riusciremo a lasciare il segno. Infatti si dice che Ornavasso 4-4, 4-4, questo grande gruppo, grande giocate di squadra, con grande umiltà, sta facendo passi da gigante, perché stiamo vedendo che giocate con un piglio in campo da grandissima squadra. Sì, sì, siamo davvero un bel gruppo e sicuramente questa è la nostra arma segreta, perché comunque non trovi in giro dei gruppi così uniti come siamo noi, quindi questa è la nostra arma e gli altri dovranno temerci. Grazie mille, in bocca al lupo, alla prossima. Ciao. Grazie, ciao.